Perfetto. Abbiamo visto la volta scorsa, le volte scorse, qual è lo schema di discussione delle soluzioni delle equazioni di primo grado intera, del tipo, ora che B sia a destra o a sinistra dell'uguale, poco importa in realtà, se è a sinistra poi cambierò segno, se è a destra non cambio segno. Quello che discrimina le soluzioni è il coefficiente A, cioè tutto ciò che moltiplica X. Perché? Perché per trovare la soluzione devo dividere per A, quindi il risultato cambia a seconda che A sia o non sia 0. Ok? Se è 0 A ed è 0 anche B, l'equazione è indeterminata, perché è del tipo 0 per X uguale a 0, tutte le X sono soluzioni. Se è 0 A ma non B è impossibile, perché 0 per X fa 0 e non farà mai un numero che non sia 0. Se invece è diverso da 0, posso dividere per A qualunque sia B la soluzione è equifattore. Ok? Bene. Adesso, se abbiamo capito bene questo, siamo in grado di farglielo fare al computer. Adesso vi mostro come fare e dopo, per una registrazione, lo farete voi sulle varie macchine che siete posizionati. Ok? Per farlo utilizziamo un software, quindi diciamo misto, matematica e informatica, adesso non lo vedo più, era qua un attimo fa, lo riapro, eccolo qua, diciamo un software che si chiama LibreOffice, che contiene diversi programmi, diversi applicativi, abbiamo già visto l'anno scorso cosa si intende per sistema operativo e per programma applicativo, quello che ci interessa adesso è il foglio elettronico, ok, qualcosa che serve per fare i calcoli. Questo pacchetto, ripeto, LibreOffice è gratuito, si può scaricare e installare su qualsiasi macchina, Linux, Windows e Mac. Il gruppo sono nella 4.4 e si presenta, l'area più grande dello schermo è un foglio a quadretti, essenzialmente. Dopo, man mano che ci servono, guarderemo i vari comandi che sono disponibili. Ognuno, vedete bene i quadretti, ognuno di questi quadretti prende il nome di cella ed è un contenitore. Nella cella posso mettere un numero, un testo, non importa se scrivo più avanti della cella, lui comunque lo immagazzina, ok? E oppure un'istruzione di calcolo, d'accordo? E l'istruzione di calcolo, cioè una formula, posso dirgli prendi il contenuto di questa cella e ad esempio fagli moltiplico per 2, dividi, somma, eccetera, con i normali simboli più o meno per diviso. La moltiplicazione, ricordate che è l'asterisco, la divisione è la barra inclinata, lo slash. Ok? Adesso fatemi cancellare questo che ci serve. Immaginate di avere proprio il vostro foglio a quadretti, riposizionate su una cella qualsiasi. E in questa cella scrivo una frase, una riga di testo che illustri che cosa contiene questo foglio, un po' come quando uno mette il titolo nel suo foglio degli appunti. Ok? Scriviamo per esempio equazioni di primo grado. Dopodiché scrivo un'altra casella di testo, ok, con l'equazione tipo che abbiamo appena visto, quindi A grande per l'asterisco x uguale a b. Questo è il nostro prototipo di equazione di primo grado. Quando parlo di equazione di primo grado intendo qualcosa tipo questo. Ok? Dopodiché, per risolvere l'equazione di primo grado mi serve sapere quanto valgono A e B, giusto?
quindi li metto, i valori di A e B posso metterli in celle qualsiasi, quelle che voglio. Per ricordarmi qual è il significato di quel numero, cioè se è il numero da mettere al posto di A o al posto di B, non faccio altro che scrivere a fianco un testo che illustri il significato del numero. Prima cominciamo con A, scrivo A, per esempio, uguale su questa cella, in quella a fianco metto il valore che ha il coefficiente A, diciamo 2, per esempio. Dopodiché nella cella sotto metto B, e diciamo, per spostarmi da una cella all'altra uso le freccette, 6. Quindi la mia equazione in questo caso diventa 2x uguale a 6. Ok? Dopodiché vado sotto e scrivo risoluzione dell'equazione, o meglio soluzione, dai. Perché il procedimento risolutivo lo faccio mentalmente. Quindi qui metto x uguale a che cosa? Come faccio a calcolare la x? Devo prendere il valore di b e dividerlo per il valore di a. Prendo quello che c'è a destra dell'uguale e lo divido per il coefficiente di x. Per istruire il computer a fare questo, quindi non metto né un numero né testo, metto una procedura di calcolo, una formula. Per comunicare al computer che quello che c'è in quella cella è una formula, si comincia con l'uguale. Quando il computer vede che in una cella c'è l'uguale, capisce che quello che segue non è testo, c'è solo puri caratteri e basta, ma è una procedura di calcolo. In che cosa consiste la procedura di calcolo? Consiste nel dire vai a leggere quello che c'è in questa cella. Per dirgli vai a leggere quello che c'è nella cella, devo dargli l'indirizzo, come fanno i postini. Vai nella C7, battaglia navale. La cella C7 contiene il 6, che noi abbiamo interpretato come B. E lo dividi, barra il traverso, per il contenuto della cella C6, che è A. Quando ho scritto la procedura di calcolo, invio e lui fa il calcolo. Magia nera della peggior specie. Dopodiché, questo dice, beh, che me ne faccio, lo so fare anche da solo questo. Certo, però se ti serve rifare la procedura, non devi scrivere tutto. Cambi il valore e lui aggiorna automaticamente il risultato. Ogni volta che lo fai. E se è negativo, non c'è problema. Qui ho insegnato a Excel, o a Calc, pardon, a risolvere equazioni di primo grado in forma standard. Però ho dimenticato un particolare importante. Quale? No? Che succede se qui ci metto lo zero? E dice Maramero, mi hai chiesto una cosa che non si può fare. Mi hai chiesto di dividere per zero. E lui si inchioda. E vuol dire che gli ho insegnato male. Perché lui non sa come comportarsi quando si trova davanti a un'operazione impossibile. Questo non è istruire bene. O istruire, nel caso del computer, si chiama programmare. Devo programmare la mia cella in modo tale, scusate, che sappia come comportarsi. Lo posso fare. Questo software, chi l'ha creato, ha previsto anche questo. Anziché scrivere la procedura che abbiamo visto prima, gli mettiamo ad esempio 2, ecco, devo dirgli fai questo calcolo solo se A non è 0. Perché se A è 0, cioè se in questa cella c'è lo 0, allora dovrei controllare in B
Se c'è zero, mi direi che l'equazione è indeterminata. Se non c'è zero, mi direi che l'equazione è impossibile. Se invece in A c'è un numero diverso da zero, calcolerai C7 diviso C6. Ok? Ora, per fare questo, dobbiamo riscrivere, vediamo se ce la facciamo, riscrivere questo. Questo va tolto e mettiamo, inserisci funzione. Le funzioni sono istruzioni di calcolo. La funzione che ci serve è, basta correre sotto qui, è la se. C'è un teorema di informatica, cioè il teorema di Böhm-Jacobini, il quale dice che qualunque procedura di calcolo, per quanto complessa, è sempre scomponibile, è sempre costruibile con tre mattoni elementari. Sono tre tecniche, tre mattoncini con cui puoi fare qualsiasi edificio. La sequenza, cioè un'istruzione dietro l'altra, la ripetizione, un gruppo di istruzioni ripetute tante volte, e l'alternativa, controllo, se succede una cosa faccio una strada, se succede un'altra cosa faccio un'altra strada. Questo è quello che ci serve, il se. Se dice verifica se succede questo, se è vero fai così, se è falso fai cos'ha. Ok? È un'istruzione elementare. Andiamo avanti. Dice, cos'è che devo verificare? Test. Devi verificare se il contenuto della cella C6 è 0. C6 uguale a 0. Se C6 è 0, allora, se è vero, scrivo un testo, quindi il testo verrà chiuso tra virgolette, sarà indeterminata o impossibile. Per adesso lasciamo così, poi specificheremo meglio. Se invece è falso, cioè se C6 non è 0, allora esegui il calcolo C7 diviso C6. Adesso se vado su, avevo fatto il calcolo di prima, se vado su il valore della cella che contiene il parametro A e metto 0, dice l'equazione indeterminata è impossibile, non si inchioda più. Sa come comportarsi. Questa è una buona programmazione. Devo istruire la macchina in modo tale che non si inchiodi mai. Devo dirgli se succede una situazione patologica, comportati così o cos'ha. Ma non abbiamo ancora finito, perché dobbiamo dirgli cosa fare in modo tale da distinguere il caso indeterminata o impossibile. È vero che non si inchioda, ma io voglio sapere se è indeterminata o se è impossibile. Allora torniamo su nella nostra cella dove c'è l'istruzione e nel spazio dove ho scritto indeterminato o impossibile vado a inserire un altro se. Perché mi serve un'altra alternativa. Ok, in questo caso no, torniamo indietro, io volevo questo qua. Riuscite a vedere? Sì. Quindi se C0 è uguale a 0, allora devo distinguere se la
L'equazione è indeterminata o è impossibile. Con un altro se. Scrivo se, parentesi aperta, parentesi chiusa, all'interno delle due parentesi, prima va il test. Cosa devo controllare? Devo controllare se C7 è 0. Se C7 è uguale a 0, punto e virgola, allora l'equazione è indeterminata, perché sono 0 entrambi. Chiuse virgolette, punto e virgola. Se invece C7 uguale a 0 è falso, se C7 non è 0, allora ultima alternativa, sempre virgolette, impossibile. Chiuse le virgolette e abbiamo concluso. 0, 6, impossibile. Aspetta, si mette. Se in istante, se è 0, 0, indeterminata. Se invece nessuno dei due è 0, 4, 9, 2, 25. Domande? Se si scrive se, aperta parentesi tonda, C7 uguale a 0, punto e virgola, indeterminata, tra virgolette. Se, punto e virgola. E nuovo punto e virgola. Sì, che le opzioni sono separate da un punto e virgola. Ok, ma non si mette C7. No, è già stato fatto. C'è una sola volta. Primo test, secondo test, queste sono le alternative. Test, se è vero o se è falso. Dopo test, questo è quello che succede se il test è vero, questo è quello che succede se il test è falso. In questo modo, qualunque cosa io scriva, questo foglio di calcolo è in grado di risolvere l'equazione distinguendo se determinata, indeterminata o impossibile. Prego? Chiaramente se A è 4 e B è 0, 0 diviso 4 fa 0. Quello che conta è il valore del parametro A, non di B. B può essere, se A non è 0, B può essere qualsiasi cosa, l'equazione rimane comunque determinata. Perché 0 diviso 4 posso sempre farlo e ottengo 0. Ok? Domande? No, adesso lo fate voi. Fermo.